E mia mamma mi guidava, ero ma brutto, perché io due gambe storte, tutti i cavagnai lunghi, proprio perché lo guidava mia mamma, no? E queste donne, loro stavano 8 giorni in casa, a letto, quando passavano. Dopo 3 ore, perché c'era il negozio, andavano a fare il negozio, di sopra qui non c'era niente. Andavano lì nel negozio e dopo andavo giù e andavano su, oh, tiri su, che bel panciotto, che bel panciotto, e chi l'ha portato là? E mi inviava una roba in tutto, perché sapevo che era brutto, ma perché non dì neanche bello. Poi giravano la scala, subito lei girava, che panciotto brutto, ma noi abbiamo detto, ma perché? Perché che puntatori che. Senti, io mi diverto, quello che ho diverto non devo dire, un teatro, quello che ho diverto non devo dire, il pullman, quell'autino, il pullman, e mi diverto, vabbè, mi diverto, ma se credo, e mi diverto finché sono buono. C'era Perri, tutto era pieno di armi, bombe a mano, di ogni qualità, stampo, si bisogna tutto. Era un nascondiglio dei partigiani. Dove c'era lì, da se c'erano bottiglie, pieno zeppo, sostanze di armi. Il porcino dei bagagli, anche a me, lei a Masoia e a Mangioia, questi poco sapevi, ti visto anche di fronte. Ti piaceva insomma gestire la sala? Sì, e ho avuto tante soddisfazioni, ma tante. Sì, e cadò via a Masoia. C'era tanta gente. E cadò, e ha cadò con il portatore della voce. E a Cadrigio, sa sta bene, che tu mi attendi, sto di bene. E me, tante soddisfazioni, non ripiangere, non ripiangere. Che bene. Per metà, io sono pronto, ma quello che ho paura a venire ammalato, perché mi si è più da che stamattina sono andato io a fare prontare, sono andato là a casare senza niente, sono andato quando parlo di anni, nessuno lo sapeva, sono avuto l'infarto, sono stato là 15 giorni tra morti, nessuno lo sapeva a casa, non sapevo dove, perché me non voglio dare disturbo. E io subito firmo, se ci fosse la legge, quando sia uno che mi dica fermi la puntina, e mi ha detto, non sono fatto così, perché io dico che quando il ciclo mio è finito, io non c'è più scopo. Questo che dicevi perché come dire? Perché è finita la mia vita, finché sto bene così, sì, finché per parlare, ma per quando io per venire ammalato, come dico, c'è l'uva, c'è il bestiame, c'è lo curi tanto bene, con amore, quando nasce un vitellino, si dai nel burrino a buca, succhiare il latte, poi lo curi bene, tutto quanto, e poi dopo cosa fai? Già. E lui è lo stesso, lui c'ha più vitata, più di sé, una roba lotta per neanche più il maligno, il soffio, una roba, la roba in genere, però c'ha stati, c'ha pisti, c'ha gnocchi, per fare il vino. E noi, io ho finito il mio scopo. Nelle sere fredde scure, presso il fuoco del camino, quante storie, quante fiabe, gli racconto poi al mio nipotino. La più bella che io ricordo è una storia di un amore appassionato che è felice poi finì. E lui rapido parla, ma perché qui capiva un po', e allora mi voglio dire accanto a lui, ma non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire solo con te, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno sarà il più bel giorno per me. Lascia che viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no. E mi tocca anche a me. La strada del bosco, le lunga, le larga, le stretta, le paita a barchetta, le paita per fare l'amore la faccio solo con te perché sei bella, che mi sembri una stella caduta dal cielo.